Big, ancora Pirenei con il Col de Marie Blanc a 15 km dall'arrivo. Ai tempi del Covid l'abitudine di portarsi il pranzo in spiaggia sembra essere tornata attuale come negli anni 50 e 60. Per ricordare quei momenti ogni anno a Forte dei Marmi si riuniscono chef, critici e appassionati di cucina. Un tempo non esistevano bar e ristoranti negli stabilimenti balneari, anche in Versilia. E così i bagnanti erano costretti a portarsi da casa il pranzo a sacco. Panini, frutta, frittate, pasta. Ed è proprio per ricordare quei momenti semplici, ma felici, che ogni anno al Forte dei Marmi si ritrovano chef, critici e appassionati di cucina. Le persone, non c'erano ancora bar, non c'erano ristoranti, e così si portavano questi bei cesti grandi per fare picnic in famiglia sotto la tenda. Il senso è quello di riscoprire gli ingredienti che abbiamo nel frigorifero tutti i giorni e portarli in spiaggia. È molto importante riuscire a capire quali piatti portare in spiaggia senza che siano contaminati. È un po' sì, un po' ci riporta al passato, ma dobbiamo tornare al passato per capire bene il presente e il futuro, ed è una grande cosa. Ricordare, certo, ma anche sfidarsi per conquistare il titolo di miglior piatto, quest'anno rigorosamente a porte chiuse. Peraltro, ai tempi del Covid, l'abitudine del pranzo a sacco sembra essere tornata attuale. Il timore di frequentare luoghi affollati e la necessità di mantenere il distanziamento sociale spingono molti a tornare alle abitudini del passato. I ristoratori hanno molte difficoltà, non c'è dubbio, però questa manifestazione vuole essere un segnale di vita non solo per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. E cosa c'è di meglio che non le sabbie nobili di Forte dei Marmi? Stessa spiaggia, stesso mare. La mostra del cinema di Venezia, la corrispondenza di Anna Praderio. La mostra di Venezia con...